Allora, buongiorno, buongiorno da me, Dargo, benvenuti a una nuova rubrica, le canzoni per bambini, come si fanno a suonare, ma adesso vi spiegherò in maniera molto, ma molto semplice. Allora, questo è un pianoforte, anche voi potrete avere la vostra tastierina, il vostro pianoforte, se avete la chitarra non siete nel posto giusto. Non dovete per forza avere un cane, un husky, però meglio se ce l'avete, così vi aiuta. Allora, la prima canzone che andremo proprio a presentarvi è una canzone che ha fatto la storia delle canzoni per bambini. È la canzone che si intitola Il coccodrillo come fa? Oh, come fa il coccodrillo? Sappiamo benissimo che il coccodrillo non fa, potrebbe fare un grrr, non ha, quindi diremo, non ha un rumore, quindi diremo boh. Boh, il coccodrillo fa boh. Allora, la facciamo in do. Il do è questo, ormai, se siete qui, è perché già avete un po' di dimestichezza con il pianoforte, quindi sapete che questo è un do. Un do centrale. Noi andremo a suonare nella parte centrale. Allora, prima cosa c'è? C'è un'introduzione che di solito si fa, che potrebbe essere più o meno. Ovviamente l'ho fatta sbagliata, ma perché devo farla più piano, allora. Io vi consiglio di non fare l'introduzione tutorial 1, cantiamola direttamente. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare pa 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 pa
insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare. Pa 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 pa. Quindi do, sol, do, sol, do, sol. Quindi oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno pa 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 tra di loro da i mani. E qui viene il ballo. Come fa il cane? Come si fa? Si fa solo... Allora, come fa il cane? E il gatto? E poi che c'è l'altro animale? La giraffa? La mucca? La pecora? Io ho sbagliato apposta l'ultimo, perché tanto tutorial deve durare molto e voi dovete cercare di capire come fa questo coccodrillo. Quindi lo rifacciamo. Oggi tutti insieme pa 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 ta 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 ta. Come fa il cane? E il gatto? Ve l'ho sbagliato ancora, perché adesso ve lo faccio giusto. Attenzione, vi state divertendo? Ok, seguite gli errori insieme a me. Allora, come fa il cane? Il gatto? Il gatto? La mucca? L'inello? Il gatto? E coccodrillo. Quindi capite? Ve lo faccio rivedere.
E qui viene. Quindi ve lo faccio vedere, sia suonato sia cantato. Allora, il coccodrillo come fa? Si arrabbia ma non strilla, è bazinga, anga. Quella che sentite è la sorella di Argo, è un husky che sta ululando di là che non vuole che io faccia il tutorial. Allora vai. Il cocco cantata. Il coccodrillo come fa? Pa ma a a C'è l'altro husky che ve lo faccio vedere dopo. Ve lo faccio vedere dopo. Suonata. Quindi, ricapitolando. Attenzione. Come inizia? Inizia così. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno babbare fra di loro gli animali. Come fa il cane? E il gatto? Quell'altra? No, no, no. E il coccodrillo? E il coccodrillo? Voce. Il coccodrillo come fa? Vedete? Pa. Poi se volete anche l'husky che ulula, ve lo faccio vedere. Attenzione. Pa. Ta 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 Avete capito tutto? Il coccodrillo. Si arrabbia ma non Finale d'effetto. Grazie, ecco questo è il primo tutorial, poi migliorerò, eh. Ora vi faccio vedere chi è che faceva. Wow! Lei, Elsa. Elsa! Tutorial. Ciao Elsa.